Presidente, lei ha dato la parola alla Presidente, perché lei ha diretta. Io inizierei dicendo che sono Presidente da pochi giorni, direttore artistico da qualche settimana, e quello che mi piace moltissimo è che non so se sia un caso o se sia fatto di volontà, ma le candidature vengono date il 14 febbraio, giorno di San Valentino, la cerimonia è il 21 marzo, primo giorno di primavera. Direi che meglio di così non si poteva fare per iniziare. Per me, io dirò pochissimo, perché poi aspettate tutti le candidature e poi ci sarà tempo magari di parlarne. Poi per me naturalmente è un onore straordinario, la mia passione per il cinema italiano trova casa nel Davide Donatello, con cui mi sono stata sempre molto vicino. È allo stesso tempo una responsabilità che non immaginavo così grande. Credo che il premio Davide Donatello non debba puoi essere solo considerato un premio, ma debba essere un volano per il cinema, per il nostro cinema, per il cinema italiano. Deve sostanzialmente, secondo me, celebrare le eccellenze e la diversità in tutti i sensi del cinema italiano, deve contribuire ad attrarre pubblico, soprattutto pubblico giovane, e deve rivelare nei nuovi talenti. Questo credo che sia quello che il Davide Donatello deve fare, credo che noi lo dovremmo fare sempre di più. Io vorrei ringraziare in particolare, sono molto emozionata, però voglio ringraziare prima di tutto la RAI. Lo spot è fantastico, epico, abbiamo detto prima, io lo penso davvero. Lo spot si è visto moltissimo, l'accompagnamento ai film è stato importante, tutto il ciclo L'oro del David, e in questo voglio dirvi, credo che congiuntamente abbiamo ottenuto un risultato, ed è la prima piccola notizia che posso dare. Assieme al traino immagino di RAI e a uno sforzo fatto assieme a tutti i componenti dell'Accademia, dopo che ho guardato chi votava e chi non votava, quest'anno l'87% ha votato, è un record assoluto, prima votava il 70% di chi doveva votare. Abbiamo sollecitato, e ringrazio Manuela Pineschi a nome di tutto lo staff del David, abbiamo sollecitato fino all'ultimo, abbiamo chiesto, perché tanti forse erano distratti, possiamo dire che non si sono distratti quest'anno, quindi voto 87% lo considero già una bella cosa e una prima notizia da dare. Naturalmente io devo ringraziare chi, oltre alla RAI, che è stato molto vicino a tutto il mio lavoro, poi insomma, a parte ringraziare Giuliano Montaldo, ma che poi ci dirà, e ringraziarlo di avermi passato così il testimone, devo ringraziare l'ANICA, il presidente Rutelli, devo ringraziare l'AGIS, Carlo Fontana, il suo presidente, e tutto il consiglio direttivo, perché devo dire ci hanno sostenuti, ci sostengono in questa, per rafforzare il Davide, per l'evoluzione e come dire, la valorizzazione di un marchio che è prestigioso e che deve diventarlo ancora di più e più rappresentativo. Lasciatemi dire i ringraziamenti vanno alle persone che ti aiutano, li dirò velocemente. Voglio salutare appunto i rappresentanti nel consiglio direttivo, il presidente Alberto Francesconi per ANEC, Domenico Di Noia per FICE, Edoardo De Angelis che rappresenta i 100 autori nel direttivo, Francesco Raniero Martinotti che rappresenta l'Associazione Nazionale degli Autori, Giancarlo Leone che ci rappresenta nel direttivo, ma anche lui ci ha dato una grandissima mano, grazie. Nicola Borrelli, naturalmente per il MIBAC, e voglio salutare Luciana della Fornaci, che è la presidente dell'AGIS Scuola e in questo responsabile dell'AGIS Scuola. Insomma, io sono pronta a lavorare, ho già cominciato ad analizzare tutto quello che potevo analizzare, tutti i dati, tutti i numeri, eccetera. Spero che si riesca a fare un David condiviso
partecipato dal cinema, caldo, allegro, glamour e che serva all'industria del cinema. Grazie. La parola al maestro Giuliano Montaldo. Ah, pochissime parole. Intanto per dire, come ha detto prima la signora De Tassi, la Presidente, noi siamo passati da pochi giorni, dopo due anni di iter burocratico, da associazione a fondazione. È un evento importante anche questo, perché rinnova un po' tutta il futuro della nostra associazione. Devo dire grazie alla RAI, perché mi sono reso conto da una messa in onda anche degli ultimi film decorati col Davide che appaia anche il logo, e poi una lista di film pronti a essere in onda che ci commuove e ci fa molto 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 piacere. E devo soprattutto, dopo un anno di interim, dire grazie e buon lavoro, grande signora, buon lavoro, e con un applauso mio. Sei un po' contento di passarmi? Lo merita tutto e noi le siamo riconoscenti. Forza, andiamo avanti, i tempi sono duri, il momento del cinema è un po' faticosino, però ne ho visto. Io quando ho cominciato il lavoro nel 1950 in un film, il capo macchinista mi vedeva affascinato sul set. Ero smarrito, la prima volta che vedevo un set cinematografico a Genova, tu Manditi, oddio, e mi ha detto: a Montà, ti piace il cinema? Sì, stai attento, il cinema è in crisi. Era il 1950. Forza, coraggio! Grazie, grazie al maestro Montaldo. Come ricordava anche la Presidente De Tassi, Sarai ha dedicato al ritorno di Davide un impegno molto intenso, un impegno che si è trasversale, che ha coinvolto i canali generalisti, un impegno coordinato dai Palinsesti, vedo qui in prima fila il direttore dei Palinsesti Marcello Ciannamea, tra oltre ai canali generalisti Rai 1, Rai 2, Rai 3 c'è anche Rai Movie, che è il canale ufficiale di Davide, e darei la parola a Cecilia Palmarania, che ne è la responsabile. Buongiorno a tutti. Dunque, Rai Movie ha trovato nel magazzino Diritti Rai più di 100 titoli che hanno vinto almeno una statuetta. Li abbiamo organizzati in un palinsesto che stiamo proponendo dall'inizio dell'anno, e andremo avanti con film premiati fino al 21 di marzo. I film sono sempre accompagnati sui social del canale da quelli che noi chiamiamo gli snap movie, fatti in collaborazione con le redazioni di Ciak, di Film TV e prossimamente la rivista del cinematografo. Gli snap sono delle curiosità, quindi accompagnano bene ogni film. La TV è maestra di cinema, questo secondo me è importante, cioè per capire, per apprezzare, per amare il cinema bisogna conoscerlo, e Rai Movie, che è il canale del servizio pubblico della Rai, il canale del cinema, secondo me dà ottimi strumenti per saperne di più e imparare di più. Chi se li perdesse su Rai Movie li può vedere sull'home page di Rai Play, c'è una pagina dedicata, c'è una striscia, una programmazione dedicata sull'oro dei David, e là li potete recuperare tutti. Rai Movie accompagnerà, darà una staffetta ideale poi con Rai 1, perché si occuperà del red carpet nella fatidica serata del 21 marzo. Grazie, buona giornata. E a proposito della fatidica serata del 21 marzo, abbiamo qui il direttore appunto di Rai 1, Angelo Teodoli. Angelo. Sono particolarmente contento del rientro dei David e dell'ingresso della signora Piera De Tassis alla direzione del David, ma sono anche particolarmente contento perché coincide con un cambiamento importante, direi uno,
che sta iniziando a cambiare assetto completamente, cioè dove la, cioè, tutta la nostra programmazione negli ultimi 2 o 3 mesi è stata contrassegnata dalla grande qualità e dalla grande arte. Il rientro del David, che è l'arte principale, diciamo, della rappresentazione del racconto, è particolarmente interessante. Quindi abbiamo iniziato con la danza, con Bolle, c'è cioè stato un grande festival di Sanremo musicale, la grande fiction. L'idea che rientri, ed è già rientrata attraverso questa programmazione, diciamo che va avanti da qualche settimana, dedicata specificamente a David, che rientri anche il Davide Donatello. Tutto questo va a comporre un quadro nuovo di quello che sarà, che è e che sarà Rai 1 anche nel futuro. Quindi è una, veramente un onore che questo succeda adesso, e sarà tutto quanto sottolineato da una prima serata che faremo il 21 marzo, che celebrerà anche, oltre ai David, anche questa nuova disponibilità di Rai, direi uno in particolare, verso le forme di arte più alte di racconto e popolare e di cultura molto intenso. E, serata sarà presentata da Carlo Conti, ci sarà per l'appunto, diciamo, inizierà la serata con Rai Movie, che è sempre un canale molto attento al cinema italiano, con il red carpet, delle interviste immagino prima del red carpet o durante il red carpet, e poi la prima serata che Carlo Conti e realizzerà e che adesso ci dirà come sarà. Carlo, prima della parola a Carlo, vedrei però il promo che Pierre De Tassis prima ricordava. Carlo Conti presenta Premio David di Donatello, prossimamente su Rai 1. Che roba, eh? Carlo Conti ce l'abbiamo qua, ecco. Ora bisogna essere all'altezza di questo spot del cinema italiano. Io sono felicissimo ovviamente di condurre di nuovo il David Donatello, mi è successo, ho avuto l'onore di farlo negli anni all'inizio di questo secolo, 2000-2001 se non ricordo male, 2 serate bellissime, questo è il mio 3° appuntamento, sarà un grande onore ma un grande onere, spero di essere all'altezza, sarà soprattutto una celebrazione del cinema italiano, una celebrazione di questo momento meraviglioso che comunque vive il cinema italiano, perché per il fermento dei nuovi registi, per il fermento dei nuovi attori, per il fermento dei nuovi sceneggiatori, quindi è un bel momento, una nuova stagione che inizia proprio con il 21 di marzo. Ripeto, sarà una serata classica, una serata evento, come dimostra questo spot, e quindi sarà una classica premiazione dove ci saranno dei premiatori, dove ci saranno degli ospiti, ma soprattutto dove il protagonista sarà il cinema italiano e i loro protagonisti sotto tutte le sfaccettature, quindi quelli che ci mettono la faccia e tutti quelli che lavorano dietro le quinte come in ogni tradizione. Quindi è una serata dove io sarò proprio il classico cerimoniere, anzi spero il gran cerimoniere di questo evento che andrà in onda su Rai 1. Prima ci sarà, come abbiamo detto, il red carpet raccontato su Rai Movie e poi noi inizieremo il nostro appuntamento con una rapidissima sintesi del red carpet e poi con questa sigla inizieremo l'appuntamento. Quindi appuntamento al 21 di marzo. Bene, grazie Carlo. Siamo per arrivare al momento attesissimo in cui conosceremo le cinquine. Prima però abbiamo già un premio da annunciare, abbiamo qui per questo Mario Mazzetti, rappresentante della giuria speciale dei corti. Grazie, buongiorno a tutti. Io vorrei ricordare naturalmente i miei colleghi di giuria, Andrea Piersanti, il presidente, poi ci sono Francesca Calvelli, Enzo De Caro, Leonardo Di Berti, Paolo Fondato, Enrico Magrelli, Lamberto Mancini qui presente e Paolo Mereghetti. Grazie. Grazie per l'incoraggiamento. Io quest'anno abbiamo visto 265 cortometraggi, un record assoluto, e la cinquina che sto per leggere esprime anche la diversità di generi di cui parlava prima Pierre De Tassis. I 5 corti candidati al David sono Bismillah di Alessandro Grande,
Confino di Nico Bonomolo, La giornata di Mimmo Mezzapesa, Mezzanotte 00 di Nicola Conversa e Pazzo e Bella di Marcello Di Noto. Noi annunciamo subito anche il vincitore del Davide Donatello, perché diamo così maggiore attenzione in un momento in cui naturalmente poi ci saranno, nel momento della premiazione, tanti premi tutti insieme. Allora, il vincitore qui in prima fila, Alessandro Grande, regista di Bismillah. E prego di raggiungere. Grazie, grazie mille. Ringrazio la giuria che ha dato fiducia a questo cortometraggio. È stato velocissimo, ringrazio la Indaco Film di Luca Marino, la Cinema Channel nella persona della Rima, la Zen Movie Giulio Mastromauro, Virginia Pirelli, poi la Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro e tutta la PUP che hanno fatto questo progetto e l'hanno portato avanti con me con grande passione e grande cuore. Grazie mille. Io dicendo solo che l'Associazione delle Sale del Serafice porta ogni anno in sala un gruppo di cortometraggi. In questi giorni sta partendo il nuovo pacchetto di cortometraggi Che Passione, 8 cortometraggi, tutti provenienti dalle selezioni Davide Donatello degli ultimi 2 anni, tra cui 2 della Cinquina. Buona visione a tutti, grazie. Con l'aiuto di un fantastico speaker che ha una voce sicuramente migliore della mia e della grafica, avremo adesso 9 delle 23 Cinquine. Prego, possiamo partire. Dunque, migliore attore non protagonista: Peppe Barra, Napoli Velata; Alessandro Borghi, Fortunata; Carlo Buccirosso, Amore e Malavita; Elio Germano, La Tenerezza; Giuliano Montaldo, Tutto quello che vuoi. Migliore attrice non protagonista: Sonia Bergamasco, Come un gatto in tangenziale; Anna Bonaiuto, Napoli Velata; Claudia Gerini, Amore e Malavita; Giulia Lazzarini, The Place; Micaela Ramazzotti, La Tenerezza. Miglior attore protagonista: Antonio Albanese, Come un gatto in tangenziale; Alessandro Borghi, Napoli Velata; Renato Carpentieri, La Tenerezza; Valerio Mastandrea, The Place; Nicola Nocella, Easy, Un viaggio facile facile. Migliore attrice protagonista: Paola Cortellesi, Come un gatto in tangenziale; Valeria Golino, Il colore nascosto delle cose; Giovanna Mezzogiorno, Napoli Velata; Isabella Aragonese, Sole, cuore, amore; Jasmine Trinca, Fortunata. Migliore sceneggiatura non originale: Barbara Alberti, Davide Barletti, Lorenzo Conte, Carlo D'Amicis, La guerra dei cafoni; Gianni Amelio, Alberto Taraglio, La Tenerezza; Paolo Genovese, Isabella Aguilar, The Place; Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, Sicilian Ghost Story; Paolo e Vittorio Taviani, Una questione privata. Migliore sceneggiatura originale: Francesco Bruni, Tutto quello che vuoi; Giona Scarpignano, A Ciambra; Donato Carrisi, La ragazza nella nebbia; Manetti Bros, Michelangelo La Neve, Amore e Malavita; Susanna Nicchiarelli, Nico, 1988. Miglior regista esordiente: Donato Carrisi, La ragazza nella nebbia; Roberto De Paolis, Cuori puri; Andrea De Sica, I figli della notte; Cosimo Gomez, Brutti e cattivi; Andrea Magnani, Easy, Un viaggio facile facile. Miglior regia: Gianni Amelio, La Tenerezza; Giona Scarpignano, A Ciambra; Paolo Genovese, The Place; Manetti Bros, Amore e Malavita; Ferzan Ospetek, Napoli Velata. E chiudiamo con il miglior film: A Ciambra di Giona Scarpignano; Amore e Malavita dei Manetti Bros; Gatta Cenerentola di Alessandro Rack, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone; La Tenerezza di Gianni Amelio; Nico, 1988, di Susanna Nicchiarelli.